E Galileo prosegue facendo gli stessi esempi di prima, cioè voi saltando passerete nel tavolato i medesimi spazi che prima. E non è, dice Galileo, che farete maggiori salti verso la poppa che verso la prua, perché la nave si muova velocissimamente, benché nel tempo che state in aria il tavolato sottoposto vi scorra verso la parte contraria al vostro salto. Cioè, contrariamente a quello che possono pensare alcune persone, non è che uno fa salti maggiori verso la poppa, sfruttando il fatto che nel frattempo che sta per aria la nave scorra verso prua. In realtà non è così. Se io salto 2 metri, salto 2 metri sia verso poppa che verso prua, anche se la nave si muove velocissimamente in avanti. E gettando alcuna cosa, cioè qualunque cosa, al compagno, non con più forza bisognerà tirarla per arrivarlo, se egli sarà verso la prua e voi verso la poppa, che se voi foste situati per l'opposito. Cioè, non è che dovete fare più forza per raggiungere il compagno tirandogli una cosa, se egli sarà verso la prua, piuttosto che se invece voi foste situati per l'opposito, cioè se invece tirate una cosa verso poppa. Cioè si fa la stessa fatica a tirare un oggetto verso la prua e verso la poppa, anche se nel frattempo la nave si sposta verso la prua. Le gocciole, le gocce d'acqua di prima, cadranno, come prima, nel vaso inferiore senza caderne pur una, cioè neppure una verso poppa. Cioè neanche una goccia cadrà fuori del vaso, benché mentre la gocciola è per aria la nave scorra molti palmi. Questo perché certe persone possono pensare che mentre la gocciola è per aria e quindi sta cadendo, nel frattempo la nave scorre verso la prua e quindi la goccia, quando atterra, cade indietro, cioè verso poppa, e quindi manca il vaso inferiore. Invece no, non cade fuori del vaso, non è che cade più indietro, ma, dice Galileo, le gocciole cadranno come prima tutte quante nel vaso inferiore senza caderne neppure una fuori del vaso verso poppa. I pesci nella loro acqua non con più fatica nuoteranno verso la precedente che verso la susseguente parte del vaso. Come noi su un treno, non è che facciamo più fatica ad andare verso la testa del treno, anche se il treno corre velocissimo, non è che facciamo più fatica ad andare verso la testa che verso la coda. Facciamo sempre la stessa fatica. E infatti anche i pesci con pari agevolezza verranno al cibo posto su qualsivoglia luogo dell'orlo del vaso. E finalmente, cioè infine, le farfalle e le mosche continueranno i loro voli indifferentemente verso tutte le parti. Cioè non è che fanno più fatica a rincorrere la nave e quindi andare verso la prua. Infatti, dice Galileo, né mai accaderà che si riduchino verso la parete che riguarda la poppa. Cioè non è che si accalcano e si ammassano tutte verso la poppa perché fanno fatica a, come dice Galileo, quasi che fossero stracche in tener dietro al veloce corso della nave, dalla quale per lungo tempo, trattenendosi per aria, saranno state separate. Che vuol dire? Che uno potrebbe pensare che le mosche, essendo separate dal contatto con la nave, in quanto stanno per aria, allora fanno fatica a star dietro al veloce corso della nave, cioè si affaticano per cercare di andare alla stessa velocità della nave e a un certo punto non ce la fanno, e si ammassano verso la poppa. Dice Galileo, questo non accade. Non è vero che fanno fatica a star dietro al veloce corso della nave. In pratica, invece, continueranno i loro voli indifferentemente verso tutte le parti, come se la nave fosse ferma. E questo è sempre il principio di relatività di Galileo, che ci dice che nessun fenomeno fisico si svolge diversamente in una nave in movimento, anche a grande velocità, si svolge diversamente rispetto a come si svolgerebbe in una nave ferma.